Questa domenica, ecco, siamo portati nel Tempio. Queste colonne, in un certo qual modo, ci rimandano al Tempio di Gerusalemme, che doveva essere solenne, almeno per quello che sappiamo dalle descrizioni del tempo. Ecco, e in questo Tempio abbiamo due personaggi che sono in qualche modo la parafrasi, no, di quello che potremmo essere noi nella vita. Potremmo ritrovarci in quel fariseo che entra orgoglioso, pieno di se stesso, delle sue convinzioni, entra nel tempio con tanta dignità, occupa il primo posto e prega. La sua preghiera è veramente sorprendente perché inizia bene, inizia in effetti con una preghiera che mette Dio al centro, ma solo nelle parole iniziali. Poi guarda solo a se stesso, si vanta di sé. È una preghiera verso se stesso, verso il suo io. Io non sono come quel pubblicano, io non sono come quei peccatori. Io pago, io prego, io faccio la carità. C'è un io che continuamente cresce e cresce anche dinanzi a Dio. Dio è ridotto al ruolo di notaio. Deve solo annotare quello che, le cose belle, le cose buone e meravigliose che fa questo fariseo. È convinto di essere nella verità, di essere nel giusto, è tronfio di se stesso, è pieno di sé. E beh, questa preghiera non è gradita a Dio, è gradita la preghiera del pubblicano invece. Quel pubblicano non si sente degno nemmeno di entrare in quel tempio, rimane sull'uscio, sulla porta, non sono degno nemmeno di entrare, abbi pietà di me. Ecco ancora una volta la preghiera giusta, l'atteggiamento giusto che dovremmo avere dinanzi a Dio. Se ne andò a casa giustificato, ma non tanto perché era umile rispetto all'arroganza, all'orgoglio di quel fariseo, ma per il fatto che ha aperto il cuore a Dio, ha parlato di sé nella verità, ha detto di sé le cose vere che caratterizzano la sua vita, ha detto i suoi peccati. E Dio non ha guardato i suoi peccati, ma alla onestà, alla sincerità di quel cuore aperto. E quando tu apri il cuore a Dio, Dio viene a te, ti viene incontro e ti salva. Non può salvarti nell'orgoglio, non è con l'orgoglio che possiamo presentarci dinanzi a Dio, ma nell'umiltà di un cuore penitente che riconosce di essere manchevole dinanzi a Dio, un cuore aperto e un cuore buono. Se metti al centro il tuo io, questo è l'insegnamento che rinviene da questo Vangelo, difficilmente potrai attuare delle relazioni buone, perché alla lunga questo io stanca anche nelle relazioni tra noi. E poi non possiamo pregare per ricevere, ma per essere trasformati. Così come diceva in quella bellissima preghiera ormai il beato Giovanni Paolo I, Signore, accoglimi così come sono, ma trasformami come vuoi tu. Mi sembra che in questa preghiera possiamo davvero, ecco, caratterizzare il tema di questa domenica. Un pubblicano che appunto ci dà l'esempio, ci fa capire quale deve essere l'atteggiamento giusto e la relazione giusta, quella così come dobbiamo attuarla nel rapporto con Dio e con gli altri. Buona domenica.